Mitra puntati in aria, soldati in posa sul carro armato ancora targato con la Z dipinta a spray e sottratto al nemico, in parata davanti alla stampa mondiale in questa località sconosciuta ad un passo dalla federazione, c'è la brigata Russia Libera, anche nota come partigiani o patrioti russi, di fatto i nemici riconosciuti di Putin e per questo banditi da Mosca. Rivendicano l'attacco a Belgorod, diverse decine di miglia oltre il confine. Siamo russi ed abbiamo agito in Russia. Kiev ha osservato con interesse ma non ha avuto un ruolo, spiega il comandante e portavoce Denis Rex Kapustin, che smentisce l'impiego di blindati americani nell'operazione. La guerra va avanti anche così, con nuovi corpi che si muovono su uno scacchiere sempre più minato, mentre realtà note della prima ora continuano ad agire come incognite. Così la compagnia di mercenari Wagner ed il suo capo e fondatore Prigozhin, ora che più fonti confermano una presa di Bakhmut equivalente ad una vittoria di Pirro, arrivando a controllare una cittadina sgretolata con almeno 20.000 soldati morti sul campo, Prigozhin torna a tuonare contro il ministro della difesa Shoigu e il capo dell'esercito Gerasimov, colpevoli di non aver supportato il fronte con munizioni e protezione adeguate. In questo quadro prende forma con lentezza la controffensiva annunciata da Kiev. Le armi giunte da Occidente sono pronte e i vertici ucraini ci tengono a far sapere che funzionano. Ad esempio la contraerea a difesa della capitale ha neutralizzato 36 missili e 900 droni iraniani nelle ultime ore. L'obiettivo dichiarato però è quello di sfondare la linea difensiva allestita dal Cremlino per controllare le aree occupate, soprattutto nella zona sud di Zaporizhia. Anche il capo dell'intelligence ucraina, Budanov, ha ammesso che per sferrare l'attacco decisivo ci vorrà ancora tempo e soprattutto servirà quell'aviazione militare che il paese ancora non ha.